Luca è un ragazzo come tanti altri, un ragazzo che non fa notizie, di cui non se ne parla, è appunto un bravo ragazzo. Per cui in questo romanzo racconto le vicissitudini di qualsiasi bravo ragazzo che si affronta a trovare una situazione di disagio, come può essere quella dell'abbandono o dell'essere abbandonate dal suo ragazzo. Essere dei bravi ragazzi bisogna essere in un certo modo, comportarsi in un certo modo. Chiaramente tutto quanto esasperato nel romanzo. Lo stesso dicasi per il macio. Il macio inteso come lo conosciamo, dal palestrato a tanti altri atteggiamenti, sono esasperati. Ovviamente l'equilibrio è il messaggio finale di tutto. Il nome Luca viene fuori soprattutto senza stare lì a girarci più di tanto, proprio perché mi piaceva il nome Luca. È un po' legato anche alla mia vita, perché spesso mi è capitato di identificare con i miei amici Luca come la persona, come il bravo ragazzo. Era per me da sempre stato così, come il sinonimo del bravo ragazzo, per cui poi al primo opportunità che ho avuto per non scrivere un romanzo l'ho chiamato Luca, il protagonista. Il linguaggio utilizzato in Scusa ma ti chiamo Luca è un linguaggio parlato, un linguaggio di un ragazzo che si racconta come se stesse parlando a un suo amico al bar. Si trova questo doppio di Luca, tra la stupidità classica che possiamo avere ognuno di noi, dalla risata, dal parlare con l'amico, dalla battuta perché vede una ragazza che passa o meno, dal ragionare, osservare tutti i personaggi che gli girano attorno. Per cui c'è questo dualismo in Luca. E chiariamo subito, nessuna relazione con Federico Moccia, se non la similitudine col titolo. Perché Moccia è stato bravo attraverso i suoi libri, ai suoi film, a raccontare il mondo adolescenziale. E se vogliamo, Luca è un po' adolescente, lo è durante il racconto, però vive un'altra storia, vive un'altra vita rispetto a quella che viene raccontata dai romanzi di Federico Moccia. Scrivere un romanzo è stata, diciamo, quasi una conseguenza. Sembrerà strano, io ho scritto anche dei saggi, delle guide su motivazione e crescita personale. Allora notavo, sia per le persone che mi stavano vicino, che mi giravano attorno, anche personalmente, per carità, c'è sempre un po' di autobiografico in quello che scrivi, e soprattutto anche le persone che mi hanno scritto nel mio sito motivazionepersonale.com, dove notavo spesso che c'era questa situazione delle alcune cose che si ritrovava con delle ragazze, le relazioni che si hanno degli uomini con le donne o viceversa, che avevano delle volte si arrivava anche a essere un po' troppo seriosi. Allora ho trovato, beh, cerchiamo di distemperare, cerchiamo di fare qualcosa di ironico, pur sapendo che comunque è un qualcosa di difficile, facile far ridere, però l'esperimento è proprio quello. Quando inventiamo una storia, creiamo una storia, riusciamo a comunicare meglio un messaggio. Ecco, di base, scusa ma ti chiamo Luca, è questo.